Una bambina di 5 anni è morta a seguito dello scontro avvenuto sull'autostrada 12 in direzione Massa, all'altezza del Cinquale intorno alle 10.30. Le cause della tragedia sono al vaglio della Polizia Stradale di Viareggio, ma secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava la famiglia della piccola, originaria del Marocco ma residente a Reggio Calabria, dove la bimba era nata, avrebbe urtato un'altra vettura sulla quale erano presenti un uomo ed una donna. Nell'impatto l'auto della famiglia si sarebbe più volte ribaltata per poi incendiarsi. La piccola è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è deceduta nell'impatto sull'asfalto accanto al guardrail sulla corsia di sorpasso. I soccorsi sono scattati immediatamente con i vigili del fuoco di Massa Carrara e di Viareggio che hanno provveduto ad estinguere la vettura incendiata e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Gli altri tre occupanti della vettura, padre, madre e un'altra bambina di circa 10 anni, sono stati accompagnati in codice giallo all'ospedale di Massa. In un primo momento è stato allertato anche il Pegaso, decollato dall'adiacente aeroporto, ma purtroppo non se n'è reso necessario l'intervento. Per consentire l'operazione di spegnimento dell'auto, oltre all'atterraggio dell'elicottero e ai rilievi dell'incidente, il tratto di A12 tra i caselli di Versile e Massa è rimasto chiuso per circa 3 ore. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità ordinaria, che è rimasta quasi paralizzata per gran parte della mattinata.